Grazie professoressa, grazie della presentazione, della magnifica pronuncia dei miei cognomi in spagnolo, è la prima volta che mi capita in Italia, è veramente. Grazie ovviamente ai direttori che gentilmente mi hanno invitato a questo prestigioso convegno e spero nei prossimi mesi avere occasione di invitarvi a Lavana. Tutti contenti loro. Tutti contenti. Parlerò su un argomento sul quale io non mi occupo come professore universitario. Io mi occupo preferentemente del diritto delle persone, della famiglia e soprattutto del diritto delle successioni, mortis causa. Però è un argomento molto attuale, è un argomento molto particolare nella situazione attuale di una nuova Costituzione in Cuba, dopo il 24 febbraio, poi un mese fa, e poi un discorso che continuamente cambierà nelle leggi precedenti, ulteriori. Riflessioni sugli investimenti esteri e sui nuovi soggetti dell'economia cubana. A partire dal 2011 a Cuba si è verificato un processo di aggiornamento del modello economico preesistente. Il sesto congresso del Partito Comunista di Cuba, nell'aprile di quell'anno, ha legiferato ed approvato le linee guida per la politica economica e sociale del partito e della rivoluzione. Tali linee hanno dato vita nel tempo a diverse normative, attuando e rendendo possibile quelle trasformazioni che a tutt'oggi rappresentano il modello economico cubano. Nel 2016 queste linee guida sono state ulteriormente modificate. La logica di tali cambiamenti ha imposto un nuovo regolamento per tutte le cooperative che non riguardano il settore agricolo. Di seguito, i regolamenti per l'esercizio del lavoro autonomo, cosiddetto tra noi per conto proprio, sono stati rafforzati e identificati come una nuova realtà lavorativa rivolta ai privati. Tali importanti modifiche hanno reso necessaria ed indispensabile una riformulazione più efficiente e sostenibile sia riguardo ai contratti, sia riguardo al rafforzamento dei mercati. L'attuazione delle linee guida a cui ho fatto riferimento ha portato come conseguenza diretta l'approvazione dei regolamenti per la contrattazione economica, il decreto legge 304 del 1 novembre 2012 e il decreto 310 del 17 dicembre 2012 sui contratti in natura. Tali normative hanno contribuito al processo di trasformazione legato all'aggiornamento del modello economico cubano, finalizzato in sostanza all'adozione di un regolamento che riconosca e dia alle parti contraenti una maggiore autonomia contrattuale e contribuisca ad aumentare la responsabilità nell'adempimento dei suoi obblighi. L'attuale legislazione cubana, cioè il decreto legge 304, nel suo articolo 1, specifica e prevede che lo stesso è applicabile al contratto inteso come atto giuridico mediante il quale i rapporti giuridico-economici di natura obbligatoria sono creati, modificati ed estinti per lo svolgimento di un'attività produttiva, commerciale o di prestazione di servizi, in cui indistintamente partecipano sia persone fisiche e giuridiche cubane, sia persone fisiche e giuridiche straniere, che sono domiciliate e autorizzate ad operare nel territorio cubano. La rivisitazione e la rivitalizzazione degli investimenti esteri è un altro tema che è stato ripreso con forza a Cuba nell'ultimo decennio. Alla fine del 2013 è stata approvata la nuova politica, atta a definire un ruolo più importante per gli investimenti esteri, concentrati in specifici settori. Per la prima volta vengono analizzati i vari settori dell'economia, il fabbisogno del paese e l'apporto socio-economico degli investimenti stranieri. Questo ha detto il ministro del Commercio Estero e degli Investimenti Esteri, Rodrigo Malmierca, alla fine del 2018. A livello giuridico, il decreto legge 313 è stato approvato per la creazione della zona di sviluppo speciale Mariel, cioè
presentata ufficialmente alla fine del 2013, questa zona di sviluppo è il centro commerciale e il porto mercantile dove lo Stato cubano tende a delocalizzare gran parte di questi progetti. In un'intervista offerta dal ministro del MINSEX, che appena ho riferito, cioè il ministro del commercio estero cubano, ha ben evidenziato due tipi di ostacoli fondamentali che frenano lo sviluppo e l'espansione di queste sinergie ed alleanze economico-commerciali. Innanzitutto ci sono elementi oggettivi e reali, come l'embargo imposto dagli Stati Uniti, dice il ministro, che è sicuramente il principale ostacolo per lo sviluppo economico cubano ed è un forte deterrente per investitori stranieri. Finalizza il ministro in quella intervista dicendo che è una forma di terrorismo finanziario. Un secondo importante oggettivo ed evidente problema è l'esistenza della doppia moneta con conseguente doppio tasso di cambio. Quando da parte degli investitori viene formulato un business plan e relativo piano finanziario si crea incertezza, dubbio, sfiducia. Un terzo problema che affligge il paese ed ostacola significativamente l'economia cubana e la mancanza di risorse finanziarie. Non rispettare i pagamenti, oltre a creare difficoltà finanziarie, turba notevolmente gli equilibri socio-economici tra partners commerciali, ovviamente. Più recentemente, il 15 febbraio 2019, il sottosegretario degli affari esteri e la cooperazione italiana, Riccardo Antonio Merlo, ha dichiarato a La Habana che Cuba è un paese con molte opportunità di investimento straniero. Diceva il ministro, Cuba è un amico di cui ci fidiamo sempre. Ha detto Merlo dopo essere stato ricevuto dal vicepresidente dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare, Ana Maria Mari Machado, nella sede amministrativa del Parlamento, il Capitolio. Non siamo arrivati, diceva il ministro italiano, a mettere in discussione l'isola. Cuba è una nazione importante, ha un potenziale e un futuro ed è un buon momento per rafforzare i legami tra questo e l'Europa. Finisce il ministro. Cuba attualmente promuove 525 progetti per oltre 11 miliardi e 600 milioni di dollari, con lo scopo di attirare investimenti esteri diretti. Sebbene l'apertura nazionale agli investimenti esteri diretti sia iniziata negli anni '80, col settore del turismo, è stata troppo a lungo considerata un settore complementare. Solo nel 2013 è stato possibile evidenziare chiaramente e proporre un cambio di tendenza attraverso l'istituzione della zona di sviluppo speciale Mariel e la successiva approvazione nel marzo 2014 di una nuova legge sugli investimenti esteri. Dalla promulgazione della legge sugli investimenti esteri nel 2014 fino ad oggi sono stati approvati diversi progetti con capitale straniero per un impegno complessivo di 5 miliardi e 500 milioni di dollari. Le aziende di oltre 28 paesi partecipano a questa iniziativa, principalmente nei settori dell'agroforestazione, alimentare, dell'industria e del petrolio. Dall'ottobre del 2017 allo stesso mese del 2018 sono state autorizzate 40 nuove imprese per un importo approssimativo di 1 miliardo e 500 milioni di dollari. In contemporanea procedono i negoziati relativi ad oltre 30 nuovi progetti. Durante l'anno in corso sono state modificate diverse normative complementari per semplificare ed accelerare le procedure di investimento estero diretto. E si sta lavorando per creare uno sportello unico per il commercio estero, la cui piena operatività è prevista alla fine di quest'anno. Un altro fatto rilevante è l'evoluzione della zona sviluppo Mariel, che attualmente ha 41 partnership ed investimenti per un ammontare di 1 miliardo e 663 milioni di dollari. Il direttore del sistema di sportello unico, Wendy Miranda, ha riferito che le società approvate sono 5, con il 100% di capitale cubano, 23 con il 100% di capitale straniero, 11 società miste e 2 associazioni economiche internazionali provenienti di 19 nazioni.
il portafoglio di opportunità per gli investimenti esteri nel 2018-19 a 525 progetti per un investimento stimato di oltre 11 miliardi e 609 milioni di dollari. Sono stati incorporati 168 nuovi progetti legali legati all'allevamento animale, all'industria alimentare, del ferro e dell'acciaio, nonché alla chimica, al turismo e al settore minerario fondamentalmente. I nuovi soggetti dell'economia cubana. A partire del 2010 risulta evidente un nuovo orientamento nell'ambito del lavoro autonomo. Importantissime opportunità sono state concesse dal governo cubano a questo particolare settore economico, basato su un numero crescente di regolamenti, risoluzione 33 del Ministero del Lavoro e della Sicurezza Sociale, risoluzione 41-13 del Ministero del Lavoro, tra altre. Nell'ambito del processo di miglioramento della legislazione applicabile ai lavoratori autonomi, cosiddetti per conto proprio nella nostra realtà, nel luglio 2018 è stato emesso un nuovo pacchetto di norme giuridiche successivamente modificato. Tra gli aspetti principali inclusi nella norma vi è il raggruppamento delle figure autorizzate a raggiungere la cifra di 123 licenze, che non costituisce una compattazione di modalità che consentirà una maggiore integrazione dei titolari di licenze. Implica la comparsa di nuove figure, una maggiore specificità nelle cause della sospensione, la possibilità di mantenere la licenza operativa nonostante l'assenza temporanea del proprietario, tra altre. Il soggetto giuridico cooperativa cubana è integrato dalle cooperative agricole tradizionali nelle sue due forme, quelle di produzione e quelle di crediti e servizi. Secondo la legge 95 delle cooperative del 1982, a cui incorporano con l'aggiornamento del modello economico quelle chiamate non agricole. In questo senso, nel 2012, il decreto legge 305 sulle cooperative non agricole e il suo regolamento è stato approvato con il decreto 309/2012. Entro la fine del 2017, 439 cooperative non agricole erano costituite nel Paese, con un rallentamento della crescita, e principalmente queste materie economiche sono concentrate nell'attività gastronomica, cioè il 35%, nel commercio al dettaglio di prodotti agricoli, 30%, e nella costruzione, 13%. Gli analisti cubani che studiano i nuovi orientamenti ed i nuovi aspetti tematici dell'economia cubana e il suo impatto sul territorio e sul tessuto economico-sociale evidenziano e mettono in guardia su problematiche ancora irrisolte, quali accesso al mercato, libertà di associazione, pubblicità delle offerte e autonomia. Ultima parte, Costituzione cubana del 2019. La nuova Costituzione cubana stabilisce all'articolo 18 che nella Repubblica di Cuba c'è un sistema di economia socialista che governa in base alla proprietà di tutto il popolo sui mezzi di produzione fondamentali come la principale forma di proprietà e la direzione pianificata dell'economia che tiene conto, regola e controlla il mercato secondo gli interessi dell'azienda. Per quanto riguarda la pianificazione dell'economia, il secondo paragrafo del comma 2 dell'articolo 19 della Magna Carta afferma: la pianificazione socialista costituisce il componente centrale del sistema di gestione dello sviluppo economico e sociale. La sua funzione essenziale è progettare e condurre uno sviluppo strategico anticipando i relativi equilibri tra risorse e bisogni. Tuttavia, in materia di moduli di proprietà, di forme di proprietà, vengono introdotte alcune modifiche. In questo senso, l'articolo 22 della nuova Costituzione riconosce tra le forme di proprietà, prima, la proprietà socialista di tutte le persone, di tutto il popolo, secondo, la proprietà cooperativa, terza, quella delle organizzazioni politiche,
quarta, la privata, ed introduce per la prima volta l'espressione proprietà privata. Ad esempio, nel codice civile ancora vigente non esiste l'espressione proprietà privata, esiste l'espressione proprietà personale, intesa come una proprietà molto ristretta rispetto alla categoria più ampia di proprietà privata. E la proprietà mista, formata dalla combinazione di due o più forme di proprietà, di istituzione e forme associative, e poi ovviamente ancora la proprietà personale. Tutte le forme di proprietà sui mezzi di produzione interagiscono in condizioni simili. Lo Stato regola e controlla il modo in cui contribuisce allo sviluppo economico e sociale. La legge, in questo senso, regola le questioni relative all'esercizio e alla portata delle forme di proprietà. In questo modo, una visione, tendo alla conclusione, una visione preliminare di un fenomeno così recente rivela importanti linee di continuità rispetto alla precedente tradizione legale, cioè la Costituzione abrogata. Pertanto l'articolo 27 afferma che l'impresa statale socialista è il soggetto principale dell'economia nazionale, autonomia nella sua amministrazione e gestione, gioca il ruolo principale nella produzione di beni e servizi e adempie alle sue responsabilità sociali. Nonostante ciò, sono state introdotte importanti modifiche. L'articolo 28 della nuova Costituzione fa riferimento allo Stato che promuove e fornisce garanzie per gli investimenti esteri come elemento importante per lo sviluppo economico del Paese, sulla base della protezione e dell'uso razionale delle risorse umane e naturali, nonché nel rispetto della sovranità e dell'indipendenza nazionale. Allo stesso modo, è introdotto per la prima volta, come conseguenza dell'ammissione dell'esistenza di proprietà privata, ai sensi dell'articolo 30 della Costituzione, un regolamento relativo alla concentrazione della proprietà in persone fisiche o giuridiche non statali. È regolato dallo Stato, che garantisce anche una sempre più giusta redistribuzione della ricchezza al fine di preservare i limiti compatibili con i valori socialisti dell'equità e della giustizia sociale. Grazie.